Credo che non sia l'ordine del giorno la chiusura della scuola nella sua totalità. Ci sono situazioni di quarantene purtroppo che sicuramente non aiutano i ragazzi nella didattica, nello studio, però ecco, non bisogna arrivare alla chiusura. Se si arriva alla chiusura si arriva alla sconfitta. Mi sono sentito anche col dirigente e quindi ancora abbiamo convenuto di poter andare avanti cercando di arrivare il prima possibile a una situazione di ritorno alla normalità. Il sindaco Alberto Giovannetti esclude di dover chiudere la scuola media Barsanti di Pietrasanta, dove su 12 classi ben 6 sono in quarantena, 120 studenti obbligati a casa da 2 giorni e il record di una classe con 16 positivi su 25 studenti. Un quadro che ha allarmato alcuni genitori che hanno chiesto di chiudere del tutto il plesso per capire cosa fare. La situazione viene monitorata quotidianamente dalla dirigenza scolastica, dalla ASL e dal comune, che nel frattempo ha acquistato dei termoscanner per misurare la febbre agli studenti all'ingresso delle scuole. L'amministrazione ha inoltre incaricato il gestore telefonico di potenziare la fibra ottica in 8 plessi scolastici comunali per migliorare la connettività delle strutture e consentire ai ragazzi in quarantena di seguire le lezioni da casa. Una didattica sempre però, là dove ci sono problemi legati alle quarantene, naturalmente di poter proseguire nell'attività anche verso casa. Oltretutto stiamo cercando di una soluzione per quanto riguarda un contributo, per quanto riguarda gli abbonamenti per la rete, quindi agevolare anche lì un lavoro di distanziamento. Naturalmente serve poi la collaborazione da parte di tutti, il buon senso da parte dei ragazzi, da parte della scuola, per cercare di trovare il giusto equilibrio, quindi avere il più possibile una situazione sotto controllo.